Nuovo video, gente. Ho equipaggiato la spada di Drallic, quella spada che dicevo di. Di avere. Che non potevo equipaggiare perché non avevo abbastanza forza. E niente, faccio un tentativo ancora, per l'ultimo tentativo con questi boss, se no proseguo oltre. Però questi errori me li posso evitare. Ah, che erroraccio. Vabbè, niente, fin qua è facile, la parte difficile è proprio quando arrivano gli altri due, quindi. Qua ho bisogno di un quantitativo di stamina veramente esagerato. Devo solo farne fuori uno. No, non ci siamo. Sono tornato al villaggio, visto che nel video precedente ero saltato giù dalla grata in cima alla torre per prendere l'oggetto, il tesoro nascosto. Ho detto perché, visto che ho poche anime, non provare a tentare di morire giù di qua. Anche perché secondo me è da fare prima o poi. Niente, però. No, crepo sempre come una merda. Chissà come ci si arriva qua. Allora, io ho lasciato un attimo da parte i tre boss che ho appena affrontato, anche perché quando sono andato. Che se ne va, arretra. Anche perché quando attaccano in due sono una roba devastante. Il fatto è che non trovo altre vie. E niente, io provo a entrare qua e provo a vedere un attimo che succede. Peccato che là dentro, in quella stanza c'è un falò, però non posso
raggiungerlo perché c'è la pietra davanti e non ho l'oggetto che mi permette di sbloccarla, cioè l'uomo di pietra, quello che blocca le vie, che è un po' dappertutto. Gli si trova un po' dappertutto. Niente, io provo a entrare qua. Spero che il boss sia un pochino più fattibile degli altri due. E non c'è il boss. Non c'è il. Non c'è il boss. Questa è una notizia che è fantastica. Mi sa che devo saltare là sopra per sbloccare quel marchingegno, però. Leggiamo il messaggio. Falò più avanti, ma stiamo scherzando? Cacchio è. Draghi. Falò. Ottimo. Io chiaramente sono partito da quel ponte a. Ho tagliato la parte prima perché era tutta una zona che avevo già esplorato nei video precedenti. Quindi farla rivedere nuovamente non mi sembrava il caso. Niente, questa è un'ottima notizia. Sapere che non c'era un boio. Ho sempre aspettato attraversare sto ponte per paura di trovare qualche mega boss invece. Allora, quei tre là io li lascerei un attimo in stand-by perché sono veramente una roba micidiale. E andrei da questa parte. Oh, cavoli. Sono stato stupido però, perché il falò l'ho acceso, ma non mi sono riposato. E quindi ho solo tre fiaschette Estus. Allora, torno indietro e poi riparto da qua, nuovamente. Ok, appena eliminati, ho anche perso poca energia. Salto. Fai attenzione, abbraccio. Andiamo a vedere che ci aspetta. No. Ok, però. Questa cosa di saltare là la faccio quando la base sta scendendo, perché se mi butto mentre sta salendo dopo non c'è più la base per fare appoggio, diciamo. Non è proprio italiano, però. Diciamo, non ho più la base su cui saltare. Quindi quando mi sto per avvicinare
ancora. Ok. Coltello lacerante. Prova salto, chiaramente questi qua. Allora, vado a vedere che... Cos'è questo coltello lacerante? Ok, è semplicemente un'arma da lancio. Allora, proseguiamo. C'è un boss. Un rapper di ogni modo a tirare richiesto più avanti. Aiutami. Vabbè. Oh cavoli. Oh questi. Iniziamo a fare così. Mannaggia. Sono ancora tosti. Pensavo non mi attaccassero più. Ah, eccoli. Oh, con questa tecnica forse riesco a combinare qualcosa. Li faccio avvicinare e... Perché affrontarli sinceramente non mi va, ma proprio per niente. Con questa tecnica forse si riesce a fare qualcosa. Ora sta correndo, chiaramente lui attacca. Lo so, non è proprio un modo coraggioso, però visto che questo gioco è già difficile. E noi siamo persone intelligenti. Ora salta di qua. Anche perché... L'acqua qua penso mi riduca notevolmente il movimento.
Addirittura. Oh cavoli, qua ho rischiato. Ho rischiato parecchio. Allora. Visto che ho delle palle di fuoco a sto punto. Ah, come arriva, oh! Ma sei bastardo proprio. Allora, io adesso scrivo un messaggio, scrivo attirare qua, così almeno chi lo affronta lo sa. Ecco fatto, adesso sono molto più gratificato dopo aver dato il contributo a questa cosa. Anche perché questi sono tosti, scudo allungato del fiore. Controlliamo subito. Ok, è molto meglio. Sì, decisamente meglio. Mi protegge anche da maledizione, tra l'altro. E con questo avrei potuto affrontare il persecutore in modo molto più facile. Ora non voglio abbassare la guardia perché potrebbe saltare fuori qualche altra sorpresa. Ecco. Proprio bastardo sto gioco. Beh, quello è un cavaliere. Quelli cattivi, quindi io è chiuso. Non si vede più una mazza qua. Sento sto scricchiolio che mi sta mettendo. Prova attacco e poi oggetto. Vedi che. Ah, è vero. Molto probabilmente questi li vedi con le fiamme, con le fiamme, sono personaggi segreti che saltano fuori con la fiaccola. Bisogna anche stare attenti che non escano personaggi strani. È chiuso. Per favore, non voglio morire, per favore. Cos'è?
Allora. Qua c'è una leva. Oh, oh, oh. Pietra di Pharos. Questa pietra serviva a qualcosa? Era da inserire dentro. Quelle pareti che avevano. A forma di. Che avevano. Inciso una faccia. Allora, tiriamo qua. Ah, è chiuso. È chiuso. No, no, qua. Dovrebbe essere proprio chiuso. Allora, io torno indietro. Sicuramente parto avvantaggiato perché non ci saranno i due gemelli a ammazzarmi. E poi chiaramente con il carico di Estus vado a affrontare quello che mi aspetta. Ok, speriamo che non ci siano gli amici. Ma ci sono ancora? Ma ci sono ancora! Non ci posso credere! Ci sono ancora! Ma dai! Vabbè, ma io qua faccio una mega corsa e chi si è visto si è visto. Per forza! Ma che cavolo? Ma dai, questo? Io qua mi faccio una mega corsa. E dammi le mie anime, vaffan bagno. Ok. Qua comunque è aperto, quindi chi se ne frega. Ok, ora sono pronto a morire, tanto ho 2400 anime, chi se ne frega. Aiutami. Sia lodato il sole, aiutami. Tesoro più avanti. Gemma vitale, io non ne frega niente delle gemme vitali, io ho bisogno di quegli oggetti per sciogliere le statue e farmi fare altri percorsi, perché qua sono consapevole del fatto che mi sto spingendo troppo oltre. Fai attenzione a punto luminoso. È chiuso. Sarà chiuso però. Niente, qua si va a morire, si finisce questa partita morendo dignitosamente, il più dignitosamente possibile. Grazie.
Non questo, no. Sono ripartito da qua. C'era tutto quel pezzo da fare prima di affrontarlo. Devo riflettere un attimo. Sinceramente non so se mi conviene affrontare i due gemelli o quell'altro. Non è che ho tante vie da seguire. Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa. Io ho fatto un patto che ancora non ho capito a che serve. E non mi ricordo più. Offri, stringi patto. Ok. Pietra meravigliosa. E quindi? Ma io non capisco, e quindi? Devo capire bene cosa servono questi patti, perché potrebbero anche essere rivelarsi poi importanti. E quindi mi piacerebbe un attimo capire. A cosa servono? Do you ever cry out? The journey of an undead is. You'll face invaders from up. If you need help, why not proclaim faith? When you face danger, the blue sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. Va bene. Ma sigillo blu, ma that is a wise decision. People are weak, but the blue sentinel, let the sentinels cradle you in there. Ma non so cosa mi possa servire sinceramente sta cosa. Allora, visto che ci sono parecchi nemici tosti, o meglio, ci sono due boss che mi sembrano abbastanza tosti, effettivamente io il secondo che ho affrontato, cioè quello con la spada, con le mani incatenate, non è che l'abbia proprio affrontato bene, nel senso ho fatto solo un tentativo ed è anche poco per giudicare se può essere affrontato o no. Però c'è una terza via che vorrei provare a seguire, che è quella da quella parte. Adesso nel prossimo video andrò di là, andrò a vedere cosa c'è da quella parte, anche perché i nemici qua dovrebbero essere un attimo un pochino più fattibili rispetto a prima, quindi voglio provare a fare un tentativo. Niente, questo lo faccio però nel prossimo video. E niente, come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, ci vediamo al prossimo video.